estiva, posso dirti, Franco, non so se sei ancora pronto qua per regalarci le tue suggestioni. E ci dispiace insomma che siamo andati un pochino lunghi, ma tutto sommato riusciremo a chiudere con 10-15 minuti soltanto di ritardo sul programma. Ecco, io non devo dirti assolutamente nulla, e siamo qui ad ascoltarti per che tu ci lasci appunto queste gocce di poesia e di suggestione, in modo che portiamo via da Arcevia anche un valore immateriale, non solo materiale, ma insomma direi che terra, poesia, paesaggio, territorio, ambiente e comunità, appunto, che forse qui siamo ancora piccoli come comunità, ma speriamo che cresceremo. Allora Franco, a te. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a voi per la presenza. Mi dispiace che avete freddo, vi vedo. Io parlo in piedi perché sono stato seduto tutta la giornata, quindi. Vi libero subito. Intanto di sicuro mi porto a casa io qualcosa di materiale, perché mi hanno dato un pacco pesantissimo. È bello, quando vado in giro sono sempre molto contento di portare a casa i prodotti del territorio. Tra l'altro vi dico alcune cose che sto facendo proprio in questi giorni. Io uso molto la rete, quindi sembrerebbe strano, quindi un paesologo, io vado nei paesi più sperduti, vado nei paesi dove non va nessuno, questa è la mia regola. Nei giorni normali, non vado a Ferragosto, a Pasquetta, a Natale, a Pasqua, vado nei giorni qualsiasi, a novembre, a febbraio, di giovedì, di lunedì, posti, io li chiamo i paesi della bandiera bianca, e che vado a fare? Vado a vedere la vita ordinaria delle persone qualsiasi, e me ne viene spesso un qualcosa di che mi fa bene, una sorta di, è come se questi luoghi li lasciassero un farmaco. Io ho scoperto, la mia farmacia sono i paesi, sono i luoghi più appunto abbandonati e sperduti, ed è bello quando poi appunto porto a casa un pezzo di pane, un pezzo di salame di questi luoghi. E dicevo, sto usando la rete in questo periodo per portare avanti un baratto. Io ho proposto di mandare un file delle mie poesie, una sorta di raccolta, un'antologia dal 78 al 2014, file che non ho ancora mandato, per la verità, perché non riesco a sistemarlo, e le persone mi stanno mandando realmente a casa come se, qualsiasi cosa, aceto, vino, olio, formaggi, salumi, libri, stampe. È bellissima questa cosa, quindi non è vero che con la cultura non si mangia, che io sto mangiando e si beve pure, perché insomma, e questa idea del baratto, quindi dei prodotti, mi sembra abbastanza in sintonia con la giornata. Un'altra cosa che sto facendo, qual è? Perché faccio tante cose, me le scordo pure. Una cosa che sto facendo, che cosa sto facendo secondo voi? sto facendo una cosa vogliamo comprare una casa, ecco, il bene comune, vogliamo aprire una casa sull'Appennino. I paesi dell'Appennino stanno diventando dei musei delle porte chiuse. Su 100 porte 80 sono chiuse, almeno nei centri storici, e non pensate che sia una cosa di poco per quelli che sono rimasti. Un'anziana signora che ha il marito al cimitero, parlo del sud, magari i figli a Torino, e stai in un vicolo dove c'erano prima 100 persone, 50 muli, 30 maiali, 300 galline e quant'altro, e adesso si trova da sola, e a 50 metri c'è l'altra persona. Ma qualche anno fa sentire Emilio Fede la sera che diceva al telegiornale, era una cosa abbastanza
è dolorosa questa cosa. Quindi l'idea di aprire una casa sull'Appennino, ho lanciato un appello su Facebook: con 10 euro ci prendiamo una casa sull'Appennino con un poco di terra, faremo un orto, quindi sembra la terra, discuteremo dell'Appennino, di quello che chiamo nuovo umanesimo delle montagne, perché la mia idea delirante, non ho le prove, ma insomma, è che l'Italia ripartirà da qua, magari proprio da questa piazza, da qualche parte deve ripartire. Tra l'altro, se io devo pensare proprio dov'è l'Italia, se uno dice ma dov'è l'Italia, secondo me sta proprio qui nel nord delle Marche, da Pesaro un po' verso Arezzo, verso Perugia, ma insomma è proprio qui. In altre parti c'è il Veneto, c'è la Puglia, ma l'Italia è qui, e quindi insomma riparto da qui. Quindi, come vedete, l'attenzione alle pratiche, detto bene, poca teoria, cioè io mi sono sempre più allontanato dalle astrazioni, dai grandi pensieri, dai grandi panneggi teorici, cioè, mi sto impegnando a diventare un po' più cretino, un po' più, o comunque meno sofisticato, un po' quasi naif, di cose semplici. Gli intelligentoni non mi piacciono più, quelli che la sanno troppo lunga, e non piacciono nemmeno quelli che dicono sempre il problema è un altro. Mi sono scocciato di questi paesi, non mi piacciono gli scoraggiatori. Io stesso sono un tipo che mi scoraggio spesso, sono ipocondriaco, penso spesso alla morte. Allora ho detto, ma devo reagire a questa cosa, devo combattere lo scoraggiatore che è in me e che in ogni paese. Spesso diventano anche sindaci gli scoraggiatori, eh? Io lo chiamo lo scoraggiatore militante, che è il nemico, è il grande nemico del sud, il grande nemico dei paesi. Spesso sta davanti al bar con la birra in mano, così, ed è quello che ha fallito la sua vita e si adopera con successo a far fallire la vita degli altri. Guardate, è una lobby potentissima, non sono altre che le lobby che stanno in Parlamento, che sono... cioè è una cosa sistematica, perché lo scoraggiatore ha l'idea che la vita è piccola, che tutto è losco, è meschino, che se uno ha il posto e ha avuto la raccomandazione, no, è tutta una roba così. E che cosa possiamo fare per combattere lo scoraggiatore militante? Creare delle cooperative, ecco, una cooperativa biologica di ammiratori militanti o di incoraggiatori militanti. Guardate che questa cosa la capisce bene chi lavora la terra, chi fa la pasta, chi fa il formaggio, perché insomma si misura ogni giorno con qualcosa, chi lancia un seme aspetta che cresca. Lo scoraggiatore non fa niente, spesso è un maestro in pensione, ha lavorato 4 anni all'INPS, è stato sempre in congedo, ha lavorato all'ASL, al comune, lavora solo allo straordinario, mentre faceva lo straordinario, il giorno si portava la carta igienica a casa per risparmiare. Sono personaggi assurdi che però sindaco ride perché forse ne conosce qualcuno, ma vabbè. No, la cosa, io adesso la diciamo così anche un po' scherzando, ma è veramente un nemico molto duro. E quindi incoraggiare, per esempio, una cosa che io farei se fossi è mettere nelle scuole italiane, qui c'è anche il prese, domani sarò in una scuola a parlare, di mettere la foto di uno che fa il formaggio. Oltre al Presidente della Repubblica, che insomma in questo periodo non è manco tanto brillante, metterei un contadino, uno che fa il formaggio, uno qualsiasi, proprio per dare idea ai ragazzi che il modello, che gli eroi non sono solo quelli che vanno in televisione, che fanno chiacchiere, i sociologi, i pensatori, i giornalisti, bruttissima categoria, ma appunto quelli che fanno il formaggio. Qualche giorno fa è morto sul Gargano, l'abbiamo onorato, una grande festa a Foggia, un ragazzo di 24 anni, Antonio Facenna, che io ho conosciuto quest'estate perché abbiamo fatto un festival lì, nella sua masseria. Pensate questo ragazzo che cosa ha fatto, per me è un eroe del Gargano, ma dell'Italia intera. Ovviamente la notizia è apparsa per qualche secondo sul telegiornale e poi non si è saputo più nulla. Questo ragazzo c'è il lumifragio la notte sul Gargano, che cosa fa? Prende la sua macchina e va verso la masseria a vedere le vacche. Lui aveva le vacche podoliche sulla montagna, era preoccupato perché temeva che queste vacche potessero insomma fare brutta fine, era temporale fortissimo. E è arrivato con la macchina vicino alla masseria, quasi
questi canaloni non puliti, ovviamente, abusivismo e quant'altro, lo ha travolto, ha fatto 5 chilometri in questo canalone con la macchina, l'hanno trovato 2 giorni dopo nel lago di Varano e niente, ovviamente morto. Ecco, questo ragazzo è morto perché voleva vedere come stavano le vacche. Ecco, mi sembra una figura straordinaria, cioè questi sono gli eroi e questa è l'Italia che mi fa sperare, cioè questi ragazzi che credono alle vacche podoliche, che, ovviamente quelli anche che credono alla poesia, quelli che credono alla biologia, cioè io dico il computer e il pelo selvatico, noi dobbiamo fare una grande alleanza tra l'arcaico, tra le cicorie, le cicerchie, le olive e il futuro, il mondo digitale, appunto il computer, perché in realtà questo è il tempo dell'arcaico, oltre ad essere il tempo. L'unica cosa che non mi convince è la modernità incivile che ha devastato fisicamente il paesaggio italiano, ma anche che ha prodotto una grande miseria spirituale in tutta Italia e direi di più nell'Italia ricca, nel Veneto dei Cacciari, nella Lombardia di Bossi, no? E quindi paradossalmente mi fa sperare l'Italia in cui lo strato di modernità è più sottile, è una polvere più sottile, dove appunto se si gratti un poco torna l'arcaico, torna anche una povertà francescana poi non lontana da questi territori. Quindi il mio lavoro, che è cominciato come un lavoro un po', diciamo, di registrazione dello sfascio, di quello che chiamo la desolazione, che è una malattia nuova dei paesi. I paesi del sud prima erano paesi poveri, anche ovviamente i paesi del nord, adesso sono luoghi desolati, con una sorta di buco al centro. Perché? Perché ci sono i disertori sociali, quelli che si fanno la casa in periferia, non avendo il coraggio di andarsene a Milano, se ne vanno a 2 chilometri, si fanno la villetta di qua, di là, eccetera. Quindi arrivi al centro di questi paesi e trovi case chiuse, qualche vecchio. Noi dobbiamo riportare nuovi residenti nei paesi, sindaco, residenti forti, non il turista che viene 2 giorni all'anno, quello che sta a Roma e viene qua a mettere il lucchetto alla casa 15 giorni all'anno. Dobbiamo portare le case ad artisti, a persone che vogliono fare le cose, dare la terra ai ragazzi, e oggi abbiamo parlato a lungo della terra, dare le terre incolte ai ragazzi e poi vediamo che succede. Probabilmente non faremo delle grandi performance, ma non è questo il problema. Quello che la paesologia propugna non è la ricchezza, non è la performance, non è la forza. Noi siamo delle creature fragili, noi dobbiamo creare una nuova alleanza con la natura, ma con tutto, con quel signore che se ne sta andando, non sappiamo dove, ci fa piacere che se ne sta andando, con tutto, cioè dobbiamo uscire dal delirio che il mondo è nostro, che il mondo è degli uomini, a parte il fatto che non sappiamo nulla, ma io direi che noi possiamo salvare la nostra giornata se coltiviamo la terra, se guardiamo una formica, se guardiamo una nuvola, se siamo attenti al dolore dei nostri e non alle chiacchiere. Il mio nemico sono gli opinionisti, invece dobbiamo creare dei percettivi, preside, dobbiamo creare dei ragazzi percettivi, dei ragazzi attenti a quello che fa il sindaco, attenti a quello che fa il padre, attento a quello che appunto accade in piazza, ma attento a che cosa c'è nelle facce delle persone, se uno impallidisce, se uno dimagrisce, ma che gli è successo? Persone che sanno sorridere, piangere, pregare, persone che camminano a piedi, che guardano le cose, che si accorgono che ci sono le more ad agosto, che le noci a ottobre, cioè persone che sono incantate dal mondo esterno, dalla luce. Che cambia ogni giorno, ogni momento, che dico che bello uscire di casa perché c'è la luce, perché ci sono le cose, perché c'è un muro, perché c'è quella finestra. Rendere sacro ogni angolo di Arcevia, pure quella Citroën là dentro, che in qualche modo ha una sua chissà di chi è. Insomma, per un attimo, Leonardo, va bene la Citroën? Ma sì, pure la Citroën. Cioè, in realtà ci fa compagnia, fa parte della nostra giornata. Ecco, quindi. Se si può dare un senso alla parola di alleanza di contadini e intellettuali, politica e poesia,
Dobbiamo uscire dagli specialismi, ognuno chiuso nel suo centro, il sindaco fa il sindaco, il medico fa il medico, quello fa... dobbiamo rimetterci a parlare, dobbiamo creare delle comunità di diversi. Un'altra cosa che mi pare di aver fatto abbastanza, che faccio da anni, il primo blog che abbiamo fatto si chiamava Comunità Provvisoria, mo' ce n'è un altro che si chiama Comunità Provvisorie, perché sono un po' sparpagliate per l'Italia, e con questa comunità facciamo un festival. Qui c'è anche una ragazza, un'artista romagnola che è venuta per 2 anni ad Aliano, facciamo un festival che si chiama La Luna e i Calanchi, che è il tentativo, non so se piccolo, grande, ma insomma mi pare grande, di far vedere che in un piccolo paese ci può essere una grande vita, che possono stare insieme per 4 giorni, notte e giorno, geografi, antropologi, musicisti, sfaccendati, deliranti, pensatori, politici, tutti lì innanzitutto a fare comunità veramente, a mangiare insieme, ad amarsi, a guardarsi, a pensare insieme, insomma a produrre un po' di felicità, perché qua tutto si produce tranne che la felicità, tutto cresce tranne che la felicità, tutto cresce, il debito cresce, la miseria spirituale cresce, tutto non cresce, cresce la scontentezza, siamo tutti scontenti, cresce il rancore, un'altra lobby potente, la lobby dei rancorosi, la lobby del malumore, e insomma la paesologia che nasce come malattia di Arminio, di un ipocondriaco che non sa vivere nel suo paese, non crede a Milano e se ne va nei dintorni, diventa un po', e questo è un po' paura, una sorta di mistica, una sorta, lo dico di poetica, una cosa che io chiamo nuovo umanesimo delle montagne, cioè una proposta che in qualche modo forse può interessare a qualcun altro, ma insomma non la voglio tirare troppo per le lunghe. Però ecco, mi piace parlare qua, sotto questa torre, in un posto in cui stamattina io ho visto dei contadini. Guardate che in un paese dove ci sono i contadini, è molto più civile di un paese senza contadini. Sono stato recentemente a Corato, provincia di Bari, commercianti, bolluschi, il libro non l'hanno proprio cacato. Sono stato a Ruvo di Puglia, 10 km più là, paese di contadini, fanno il vino, sono comprate le copie prima che parlassi. Cioè dobbiamo dar fiducia a chi lavora la terra. Guardate una cosa, l'Italia è una nazione di paesi e di montagne, ed era di contadini. Di questa cosa non si parla più. Vado un giorno a Candela, paese di contadini, fanno il grano lì, dico ai ragazzi in un liceo: ragazzi, chi di voi è figlio di contadini? Nessuno alzò la mano, cioè si vergognavano di dire che erano figli di contadini. Sono cose al mio paese, quelli della campagna, delle frazioni, erano oggetto di razzismo, penso pure qua. Là dobbiamo finire con questa storia, cioè dobbiamo rimettere veramente, cioè tu vai in un paese, a volte io ho visto un paese vicino sul Fucino, c'è un solo contadino, perché in quel paese c'era un potente democristiano, Gaspari, non ve lo ricordate, Remo Gaspari, che ha dato il posto a tutte, nelle poste, nelle ferrovie, e una terra fertilissima, un solo contadino, una sola parte da IVA, cioè ma come si può andare avanti così? Vado a San Domenico, un paese tutto pieno di montagne, quante vacche ci sono? 4 vacche. Cioè non è possibile, cioè che in quel paese comprano il latte della Parmalat, cioè non c'è un uovo fresco, queste norme deliranti della cera che uno non può tenere le galline perché il vicino fa il ricorso, ma questa piazza dovrebbe essere piena di galline, se c'era una vacca sotto questi porti andava benissimo. Sindaco, riporta le vacche al... no ma veramente, un po' di merda di vacca qua, cioè uno sente pure un odore, questi paesi c'è solo il rumore, l'odore non c'è più, e c'è il rumore del coma, prima c'era il falegname con la sega, il fabbro con gli asini che ragliavano, ma a parte le macchine, non sente niente, una cosa. Quindi, e guardate che stare in un luogo così, ma a parte adesso siamo in autunno, comincia il lungo inverno, non è facile, pure il silenzio di questi posti, è bello a viverlo, quando vieni da Roma, ah che bel silenzio, ma tutti i giorni è doloroso. Quindi questi criminali che stanno a Roma, che da anni non si capisce di che cosa si occupano e che lasciano questi patrimoni straordinari così. L'Italia ha una incredibile ricchezza in questi 5-6 mila paesi piccoli che c'ha, ognuno diverso dall'altro, come i fiocchi di neve. Salvare, dare
Dare fulgore ad Arcelia significa dare altri 1000 anni di vita all'Italia, perché queste sono cose, creature forti, che hanno bisogno solamente così di poche cose, pochi posti di lavoro, poche cose, poche attenzioni. Quindi, che vi devo dire più, ragazzi? Vi fa freddo, avete capito tutto. Basta così. No, Franco, grazie. Stai qua, dai. Salutiamo insieme il sindaco, naturalmente, Andrea, che ci ha ospitato con grande cortesia, devo dire, e anche con simpatia, perché insomma qui ci siamo anche fatti due risate. No, sta qua. E vedi, i sindaci di paese rimangono qua fino alla fine. Ma certo che lo scoraggiatore militante non l'avevo mai sentito, se ti dico la verità. No, io non mi sento tra quelli. Ma comunque andrò a casa con questa nuova figura, cioè, e adesso li riconoscerò per strada e nelle piazze, prima non ci avevo fatto caso. Bene, Franco, allora vabbè, grazie a tutti, io non vi faccio gelare qui, perché diventereste delle statue della piazza, poi il sindaco non sa che faccio di tante statue, quindi vi lascio e niente, io spero che da questa piazza, come diceva Franco poc'anzi, nasca la vera nuova Italia. Grazie a tutti, buonasera.